10, 5 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, via! Bravissimi, bellissima partenza! Regolarissima! Bravi, bravi! Tira sul carrello! Tira sul carrello, dai! Sia della classe regata sia della classe crociera. L'organizzazione del circo aeronautico Chioggia quest'anno è stata meravigliosa. La giornata è stata una delle più belle giornate di vela alle quali ho partecipato quest'anno. La kermesse Chioggia Vela sta crescendo grazie anche alla collaborazione di tutti i circoli che gravitano su Chioggia. La Lega Navale, Porto di Mare, il Yacht Club Padova, Yacht Club Vicenza, spero di averli nominati tutti. Comunque è sicuramente una kermesse che crescerà di classe e di numeri. Allora, buongiorno a tutti i componenti del Chioggia Vela. Volevo informarvi che la boa da girare sarà per 90 gradi 2 miglia dalla linea di partenza, da girare a sinistra, dopodiché lente verso la lunata, troverete una boa da lasciare a dritta ed arrivo appena dentro la lunata. In mezzo al gruppo, in modo sì, che è stato sì. Però lui vede, ha fatto subito il suo volo. Adesso con poco voluto così e vele voi grasse, più lasco e ora la barca cammina, se no la fermi. Ricordo che la boa che dovete andare a girare è boa gonfiabile gialla. È stato bellissimo vedere tutte queste barche. Le barche del gruppo famiglia, diciamo, a vele bianche, mentre per le più sportive hanno usato i loro Janaker e Spinnaker. Il mare era veramente pieno di colori. Volevo sottolineare, appunto per far capire il tipo di manifestazione, a bordo di Time Out, che è la nuova imbarcazione di Enrico Zenaro,
c'era tutta la famiglia, il fratello, i figli, a partire dai bambini al pluricampione del mondo. Tra la boa e la lunata! Tra la boa. Allora, alla fine, come al solito, si fanno le classifiche, perché ci sono i vincitori e i vinti, ma il gruppo rimane sempre un gruppo compatto di sportivi. Per quanto riguarda la categoria regata, i vincitori delle classi sono stati HRX, che è anche l'imbarcazione arrivata per prima in tempo reale, seguita da Sostufo, Oca Gialla e Time Out. Per la classe crociera i vincitori delle varie classi sono stati Anadara, Victory, Idril e Futura. Come avevo detto prima, HRX è arrivato per primo in reale, seguito da Sostufo e Time Out. Anche per l'Aerofonte quest'anno si sono un po' invertite le posizioni, ma abbiamo anche un bel gruppo di famiglia tra Bellerofonte e Anadara.